intanto c'è anche Simone dietro le quinte, ora solo che ora non il so... Il cioccolato! Dai, amore. Ora, oggi cosa andiamo a fare? Siccome Alessio è un po' goloso, in questo... è un po' goloso, parecchio goloso. Allora io ho pensato, siccome io scrollo tantissimo su TikTok e mi è apparsa una ricetta che ho detto no, la voglio assolutamente provare. Praticamente, non so se conoscete gli s'more. Gli s'more, gli s'more sono quei, diciamo, panini, sandwich fatti con i biscotti al burro, con nel mezzo c'è un marshmallow riscaldato e anche un pochino di cioccolata. Io l'ho vista fare sia in forno che in friggitrice ad aria e oggi l'andiamo a fare in quella! In quella lì, la friggitrice ad aria. Vi devo dire un segreto, io l'ho già provata ed è buonissima. Perché se lo stai seguendo è della Lidl, della Silver Crest e va da Dio ragazzi. Poca spesa, massima resa. Ciao, sono la Claudia, montatrice del video. Mi sono resa conto, ora mentre lo editavo, che non ho detto cosa stiamo andando a fare. Stiamo andando a fare la celeberrima s'more dip. Mi sono resa conto adesso di non aver detto niente. Continuate il video. Allora, Alessino, che cosa ci servirà per questa ricetta? Fondamentalmente ci serviranno marshmallow e chocolate. I marshmallow, questi qui, bianchi semplici. E il cioccolato. E una tavolettina di cioccolato. E io ho messo, sì, io ho messo cioccolato al latte, ma voi potete metterlo anche fondente se non vi piace troppo dolce. A parte che, piccolo spoiler, non è dolcissima, quindi va benissimo. Amore, ti devo dare un attimo a papino perché devo fare una cosa con Alessino adesso. Allora, prendiamo il nostro cestello della friggitrice. Un attimo che abbassiamo un po' la camera, che dite, Così è molto meglio. Questa però non deve stare qui. Nel cestello poi ci vado a mettere questo foglio di carta. È una sorta, amore, è una specie di carta forno che però è perfetta per, per la friggitrice ad aria, quindi non va a sporcare direttamente il cestello. Adesso apriamo i marshmallow. Attenzione a non tagliare le mani. Sai che ti ho tagliato tutto. Se tagli la mano faccio. Adesso vanno messi un po' sparsi qui all'interno del cestello. Mi aiuti? Sì. Però hanno un buon profumo. Eppala. Ragazzi, comunque hanno un profumo perfetto. Buonissimo, è vero. Li mettiamo un po' sparsi. Se sono uno sopra l'altro non succede niente. Viene bene lo stesso. Ora gli diamo una preriscaldata per 3 minuti a 170 gradi. Quindi inseriamo il nostro cestello. In modalità manuale vado ad impostare prima la temperatura, quindi a 170 gradi, e poi il tempo per 4 minuti. Intanto facciamo i marshmallow e poi dopo ci mettiamo un po' di cioccolato. Alessio fa la ronda, controlla, controlla ogni quanto passa il tempo. L'abbiamo messi adesso, quindi penso ci vorrà un pochino, amore. 4 minuti sono passati. Vi faccio vedere, attenzione amore perché brucia. Vi faccio vedere come dovrebbero venirvi, più o meno. Adesso ci andiamo a mettere sopra la cioccolata. Il cioccolato. La cioccolata. Non troppo, perché a me non piace troppo cioccolatosa, proprio mi piace sentire anche il sapore del marshmallow. Quindi mettete giusto qualche cubettino a vostro piacimento. Una tavoletta è troppa, secondo me, quindi andiamo a mettere giusto qualche cubettino. C'è Nicolò che sta sclerando. Che dici, un altro cubettino piccolino? Ok, così va bene? Poi ci metto io i due. Ok, vai, perfetto. Adesso le andiamo a rimettere in friggitrice. Non mi si vede. Le andiamo a rimettere in friggitrice d'aria per altri 2 minutini. Che io, mi sono mangiato un cubetto di cioccolato. Ovviamente la temperatura è sempre a 170 gradi. I marshmallow finiscono di cuocersi.
e la cioccolata si scioglie e viene proprio una cremina che poi possiamo mangiare tranquillamente con dei biscottini. Noi abbiamo trovato dell'edizione di Emily in Paris questi biscotti al burro, sono fenomenali, sono buonissimi. A me mi piace rimangiarli tutti. Premetto, io non ho mai visto Emily in Paris, quindi non ho idea nemmeno di cosa sia, però mi piaceva la scatolina di latta perché poi posso riutilizzare per metterci i miei biscotti. Ciao! Guardate che riccioli che gli sono venuti! Ha suonato! Sono pronti! Questo qui è il risultato finale. Come vedete i marshmallow sono tutti sciolti, il cioccolato anche sì è sciolto. Ora prendiamo una scodella, molto semplice, e con l'aiuto di un paio di pinze vado a sollevare i bordi del foglio, come vedete, perché nel foglio, perché così lo potete sollevare senza problemi e non rischiate di ustionarvi le dita. Quindi questo è il risultato. Questo dunque è il risultato finale. Io l'ho messo in questa ciotola di metallo perché non ho altre ciotole carine dove poterlo mettere, quindi hai anche una ciotola gigantesca. Ma è troppo gigante per questo. Si procede all'assaggio? Sì! Vai, biscotto? Vai. Poi si fa così, guarda, si prende per far vedere anche com'è, guardate. Così cremosa. Poi anch'io. Anche Simo. Lo scottato di me. Ovviamente mi si attacca da pollice. Bravo. Tieni, amore. Grazie. Tira dentro, amore. Ah, brucia. Perché altro è il cioccolato che brucia. Come vedete, proprio i marshmallow dentro si sono sciolti. Che a me mi resta la appiccicata ai denti. Allora, questa è una cosa che va mangiata comunque calda, perché appena si raffredda i marshmallow formano dei grumi e Simone si è appena bruciato. E si appallottolano tutti, quindi questa è una cosa da fare e mangiare immediatamente. Come sono, amore? Buonissimi. Ok, allora, questo è il video finito. Fateci sapere se anche voi proverete a fare questa ricetta. Non ci sono dosi precise. Io ho usato, per farvi capire, una busta di marshmallow bianchi e una tavoletta di cioccolato. Non l'ho usata tutta. E non l'ho usata nemmeno tutta, il cioccolato. Quindi fateci sapere nei commenti se anche voi la riproverete e fateci sapere come vi viene su Instagram. Qui c'è il mio... No, di qua. Sto da una parte. Insomma, da qualche parte vi metto il mio DM, il mio link di Instagram. Ovviamente se il video vi è piaciuto spolliciate e condividete sui vostri social network. Andatevi ad iscrivere anche agli altri miei social network. I cui link li trovate tutti quanti in info box. Inoltre, cosa devono fare anche adesso? E lasciate un pollicione! Quello l'ho già detto. E in più... iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi le notifiche di tutti i prossimi video che usciranno. Noi vi salutiamo, vi diamo un bacione grande, tutto zuccheroso di marshmallow e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!